E rieccoci qua in diretta dallo studio di Via Cimone alla Tana dei Lupi in questo 7, in questo giovedì 7 aprile. E ci ha raggiunto in collegamento telefonico il nostro amico di Tribuna Stampa, Cristiano Montanarella. Ciao Cristiano. Ciao Matteo, ciao Alessandro. Ciao Cristiano. Allora, cominciamo con te a parlare ovviamente anche di derby. Il derby della capitale, che ha visto la Roma imporsi per 4-1 sulla Lazio. Grandissima partita, tra gli interpreti migliori, prima diciamo Perotti. Ti dico, questa Roma ha qualcosa in più rispetto alle altre squadre? Nella partita contro la Lazio si è dimostrata ancora. C'ha una voglia, una grinta, uno spirito tecnico, forse anche qualcosa. Io amo definire la forza del dio del calcio dalla sua parte. Vabbè, rispetto alla Lazio sicuro che ci abbiamo qualcosa in più, questo c'era da dirlo. E beh, adesso dire che la Roma è la squadra più in forma della Serie A o in forma quanto la Juventus, secondo me non è più altro. Comunque, se vediamo lo score delle ultime partite, vabbè, la Juve viene da una striscia ormai ineguagliabile, perché su 21 partite ha fatto 20 vittorie e un pareggio. Comunque la Roma pure nelle ultime 10 partite ha concesso solo un pareggio, quindi ecco, dire che sono, è una striscia considerevole di tempo e di partite, per dire che Juve e Roma sono le squadre più in forma del campionato. E come stava dicendo qualcuno prima, giustamente, questa cosa può solo che mettere pressione al Napoli, che anche con Higuaín, secondo me, non credo che possa stare tranquilla di prendere il secondo posto. E sì, la Roma ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Sì, possiamo dire che invece le altre, a parte la Juventus, che insomma sta procedendo, come dicevi giustamente tu, come un carro armato. E io faccio questa piccola parentesi, trovo ridicolo chi ha preso in giro la Juventus perché è uscita dalla Champions League quando ha fatto una super partita. Piccola parentesi. E no, vorrei però dirti, cioè domandarti, se hai visto pure un cambiamento nel Napoli in Sarri come allenatore, cioè un allenatore atteggiava da allenatore signore, e nelle ultime uscite invece forse sta venendo fuori il lato più nervoso, tra virgolette. Allora, sicuramente Sarri al Napoli ha dato un'impronta di gioco che comunque questo va riconosciuto, perché insomma il Napoli è rimasta là. Se la Juventus non faceva questa serie di vittorie consecutive, il Napoli era primo in classifica adesso, fino adesso, cioè c'è da dirlo questo. Però ci sono momenti di una stagione in cui non è che puoi sempre rendere allo stesso modo, perché insomma vedere il Napoli fino a febbraio-marzo era anche spettacolare, si vedeva benissimo l'impronta dell'allenatore, la mano dell'allenatore, il fatto che la squadra era corta, che i terzini accorciavano sulle mezze ali, erano bravi anche nell'uno contro uno perché hanno giocatori tecnici. Però quando questo viene meno, quando una squadra è meno in forma e non riesce a ripetere poi le stesse prestazioni di prima, vuoi perché insomma hanno accusato la botta dello scontro diretto perso contro la Juventus, vuoi perché sono usciti alla Europa League, vuoi per una serie di motivi, ti aggrappi all'unico giocatore in grado di farti la differenza in qualsiasi momento, che è Higuaín, no? Però poi quando vedi che pure lui, non che quest'anno per carità di Dio si è fermato un attimo, per cui non è che stiamo parlando di un calo, però quando vedi che non ce lo puoi avere per 4 partite, e secondo me sono anche poche, perché in un altro paese, in un altro campionato, Higuaín prendeva 7 giornate come minimo, anche perché quello scritto sul referto serve proprio per dargli un minimo di giornate, allora poi Sarri si innervosisce perché sa che dovrà fare a meno per parecchie partite, perché sì, ne mancano 7, ma se sta senza Higuaín per 4 partite, sta più della metà delle partite senza Higuaín, diventi nervoso perché sai che la squadra in quel momento è andata a calare nel rendimento, è andata a calare proprio dal punto di vista del gioco,
non ha più nemmeno quello che te la buttava sempre dentro. Quindi merito al lavoro che Sarri ha fatto per il Napoli, perché questo io, anche se mi sta antipatico, non posso negarlo. Però comunque adesso sì, viene fuori il lato vero di una persona che non è così genuina, non è così naturale come lo era o come faceva vedere di esserlo quando le cose andavano bene. Che poi c'è anche da dire che il Napoli ora è veramente, cioè nella partita di Udine ha avuto un crollo psicologico impressionante, cioè il Napoli veramente rischia di crollare se non affronta bene la partita col Verona, rischia veramente di far crollare tutto quello che aveva creato. E la Roma ora deve essere brava a sfruttare le partite che ha, che non sono abbastanza abbordabili, cioè c'è il Bologna, insomma, deve essere brava, deve essere cinica, deve essere fredda a sfruttare il momento del Napoli e a superarlo per arrivare allo scontro, cioè per superarlo, per arrivare allo scontro diretto Nel modo migliore, cioè in pratica se vinciamo li superiamo, no? Assolutamente sì, vabbè, il Napoli a Udine è stato preso a pallonate, cioè senza girarci intorno. Poi sì, l'espulsione di Higuaín però viene sul 3-1, il 3-1 avviene in parità numerica, quindi il Napoli non è, secondo me a Udine ha perso le residue speranze per lo scudetto. E la Roma deve approfittare di questo momento, perché è una delle squadre, assieme alla Juventus, la squadra più in forma della Serie A. Ha diversi modi di giocare la Roma, perché sentivo prima se si preferiva, cioè, lo schieramento con Dzeko o senza Dzeko. Lo schieramento, secondo me, con Dzeko o senza Dzeko dipenderà da come si mette la partita, da come si metteranno le partite prossime, e soprattutto è un'arma in più che la Roma può avere, perché insomma abbiamo visto come Dzeko possa dare profondità alla Roma, e non solo, possa creare pericoli anche per gli esterni che si inseriscono, perché insomma ormai le prime punte fanno questo, tenendo i difensori avversari centrali occupati. E quando non giochi con Dzeko, giochi come domenica, fino a che non entra Dzeko, con Perotti, che è assolutamente il migliore in campo, perché la posizione di Perotti ha dato fastidio, fino a che si giocava col 4-3-3, ha dato fastidio alla Lazio in una maniera devastante, perché quella posizione tra le linee la Lazio la soffriva. Non era poi nemmeno tanto veloce la Lazio ogni volta che perdeva palla, quando l'andava a riconquistare, anche perché Nainggolan, ok, ha fatto come sempre un lavoro notevole, non solo nel riconquistare la palla, ma anche a fare il falso 9, se vogliamo, perché era lui che si inseriva quando Perotti rimaneva dietro. E ragazzi, anche le palle che ha recuperato Pjanic, sì, Pjanic sono per niente poche, cioè domenica sembrava veramente il giocatore che avremmo voluto vedere per 5 anni. Io non so se voi ci avete fatto caso a questo. Sì, assolutamente, diciamo, ci ha messo quella grinta e quella voglia che in altre partite non ha messo. Però io questa grinta e questa voglia la voglio vedere quando la Roma va male, non quando la Roma va bene. Cioè è questo il punto fondamentale, secondo me. Certo, ma noi l'abbiamo sempre detto, però. Cioè Pjanic, non ricordo se una volta proprio parlai con te o con Matteo, fa parte di quel giorno bravi, perché comunque sia un giocatore che lo cercano in Europa, non è che stiamo parlando di un altro. E comunque ti rende quando la squadra va forte, cioè non è un trascinatore, noi questo l'abbiamo sempre saputo, cioè in 5 anni possiamo dirlo questo, no? Sì, assolutamente, sono, assolutamente sì. Proprio le partite in cui Pjanic, quando andava in male, gli ha trascinato, perché, insomma, pure tutto il giro di dell'altro anno, a parte il gol al Napoli del giro di ritorno, che è stato un gol decisivo, però comunque
non ricordo abbia fatto molto, e come trascinatore non ha queste doti. Questo è così, sono d'accordo, l'abbiamo sempre detto poi, insomma. Sì, un'altra domanda che è d'obbligo, ne abbiamo già parlato, però secondo me è importante sentire più pareri da più parti, è Totti. Avresti voluto forse vederlo nell'ultimo derby della capitale per lui, oppure, come dire, sei d'accordo con Spalletti che dice a un certo punto faccio il mister della Roma e se vedo che la Roma è in difficoltà devo fare di tutto per portare a casa i 3 punti? In questo c'è un discorso anche per il capitano. Secondo me Spalletti l'avrebbe anche fatto entrare, ma anche nelle partite precedenti, però è sempre successo qualcosa. Ecco, al derby è successo che si è fatto male in Golan e Cristiano, ti sentiamo male? Cristiano? Ecco, ora sì. No, Cri, ci sei? Allora, purtroppo i mezzi tecnici di oggi sono quello che sono. Proviamo a recuperare la linea con Cristiano. Intanto vi mettiamo un po' di musica e proviamo a richiamare il nostro amico. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. E rieccoci qua, abbiamo recuperato Cristiano, il collegamento telefonico. E appunto stavi parlando di Totti e di Spalletti. Sì, devo dire, qualche partita che Totti è in odore di entrare, poi succede sempre qualche cosa. E domenica si era fatto male in Golan, perché poi volevo parlare 2 minuti anche sull'interpretazione del derby da parte di quelli dell'altra parte, che insomma hanno un po' stufato, che tutte le volte l'unica cosa che stanno fa è quella di Menà, e finiscono sempre in 11 o in 10 quando è il 94esimo sul 4-1 per la Roma, e poi parlano pure d'arbitraggio. Comunque si è fatto male in Golan, avevi un cambio in più, un cambio in meno, e poi dopo ha risegnato la Lazio sul 2-1. Se entrava Totti, secondo me Spalletti ha fatto un discorso e ha detto: se io gioco con Totti sul 2-1 quando mancano ancora una ventina di minuti, non so se riesco più a portarlo a casa questo derby, perché comunque poi Spalletti si era anche incavolato un bel po' per aver chiuso il primo tempo solo sull'1-0, che per la Lazio è stata una benedizione, secondo me. Sì, certo, diciamo che dopo il 2-1 c'è stato un attimo di panico, anche perché era un momento in cui la Lazio stava attaccando di più, e ecco, su questo è stata un po' una carenza della difesa romanista, secondo te? Cos'è successo intorno al 75esimo? È successo che la Lazio a quel punto doveva provare a fare Cristiano, eccomi. Ok, sì. Dicevo, la Lazio doveva provare.